No, avete presente il criceto che gira, 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 pedala, pedala, pedala e girando, e girando, 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 ma non evolve mai. No, perché hai eliminato? Sissidi, non cominciamo, eh. No, Carola Binacci non è un troll, ma non cominciare, Silvia Sissidi. Guarda che ti tolgo subito la chiave, eh. Non cominciare a farmi minchiate, eh? Non farmi incazzare già di prima volta. Allora, ciao Beata, ciao Beata. Allora, occhio a sbagliare. Ma no, ma sono. Allora, i troll si dividono in due categorie, secondo me. Ci sono i bimbi minchia. Che ci sono i bimbi minchia, credo che abbi di 15 anni che fanno, lo fanno per idiozia. Poi, però, purtroppo, secondo me ci sono anche dei troll adulti. Ci sono anche dei troll adulti, e questi troll adulti sono, diciamo, sono la rappresentazione, diciamo, del fallimento di una vita buttata, fondamentalmente. Comunque, ognuno fa quello che crede. Quindi, stavo dicendo. Questo fa parte comunque sempre della matrice, diciamo, fa parte sempre della matrice, potremmo definire, esatto, sono gli adulti minchia, brava Lonegre, potremmo definire fa parte della matrice reale. Esiste poi una matrice diversa, una matrice diversa, che è la matrice virtuale, no? La matrix virtuale. La matrix virtuale cosa sarebbe? Sarebbe, diciamo, non una matrice in cui gli attaccamenti sono, come viene detto nel buddismo, sono al discernimento, no? Sono, che cos'è che ti muove? È il voler essere, diciamo, legato, alla tua idea. Cioè, il dimostrare che la tua idea è migliore di quella di un'altra persona. Quindi, questa è la struttura della matrice virtuale, no? La matrice virtuale hai fatto già un salto, quantico, diciamo così, rispetto alla matrice reale, perché nella matrice reale, diciamo, gli attaccamenti sono legati alla. Ma adesso perché hai eliminato questa qua? No, non ha fatto niente Vittorio Per. Silvia Sissi, che ha fatto? Ha solo riso questa. Aspettate, allora, Silvia Sissi, non eliminare più nessuno, a meno che non dica. Ha solo fatto una risata, non ha fatto niente. Cominci a far cazzate. Adesso Silvia Sissi ti tolgo la chiave, prossima che fai ti tolgo la chiave, mi hai rotto le palle. Ma sì, la prossima che fai Silvia, sì, ti levo la chiave e se ne fai altre ti banno di nuovo. Ma pensa come vuoi, ma pensa come noi. Ecco sì, esatto, questo nella matrix virtuale, l'attaccamento nella matrix virtuale, l'attaccamento è al nostro. Ciao Rita Marghe. Nella matrix virtuale. Vabbè, ma io non voglio alimentare però Rita Marghe, non voglio alimentare i conflitti. Io, cioè, la Sissi l'avevo bannata perché scriveva minchiate, si è cosparsa al capo di cenere, però io non voglio alimentare i conflitti. Credo nella buona fede delle persone, fino a prova contraria, per cui cerco di. Non voglio alimentare conflitti perché dovrebbe essere una live di crescita personale, quindi. Le persone che magari in malafede o rompono le scatole, però senza, diciamo, andare a generare conflitti. Perché io credo che, diciamo, se tutti noi riuscissimo a eliminare un po' i conflitti e a cercare di vivere meglio, sarebbe più interessante, insomma.